Ehi, ma cosa hai in spalla? Chi io? Niente, perché? Ma no, non avrete mica comprato un altro Kayak. Non lo deve sapere nessuno, solo i nostri iscritti. Buongiorno, dai due in cammino. Almeno da una parte di due in cammino. Ci avete fatto tante domande sui kayak, ma soprattutto su un kayak che noi abbiamo solo visto esposto e non abbiamo mai provato. Per cui la cosa già ci incuriosiva di per sé questo kayak, e per cui alla fine, eccolo qua, l'Itiwit X100, tre posti. Allora, prima di aprire e di farvelo vedere, volevo mostrarvi questa, la borsa zaino che lo contiene. È molto voluminosa. Ha degli spallacci, non sono imbottitissimi, però sono imbottiti rispetto agli zaini nuovi dell'Itiwit serie normale. Questi sono un po' più imbottiti, non hanno però non c'è la fascia ventrale come sull'X500, però questo c'è. E poi lateralmente, vieni qua, faccio vedere, ci sono queste tasche con questi cinghie, e sono utili se voglio infilarci magari la pompa e la porto legata. Ovviamente il tubo lo stacco, lo metto magari in una sacca stagna, in uno zaino, e posso mettere la pompa. Da questa parte invece, se vieni di qua, c'è sempre questa cinghia di compressione, e qui ci sono gli anelli in cui infilare le pagaie. Questo lo potete caricare in spalla, ma per brevi tratti, perché il kayak da solo pesa 18 kg. Le nostre pagaie sono da 900 grammi l'una, per cui quattro pagaie, cioè due pagaie complete, sono quasi 2 kg. E la pompa un altro 2 o 3 etti, capite che qui sfiorati 21 kg, per cui direi che poche centinaia di metri andrei dal parcheggio dell'auto all'acqua. Altrimenti, carrellino, come erano noi, questo è l'Ecla Beach Rolly, è forse il migliore carrellino usato per i kayak gonfiabili, perché si può usare anche per caricarci sopra il kayak gonfiato per i trasbordi, ma questo magari ci torneremo dopo. Ok, questo è lo zaino. La qualità di questo zaino tutto sommato è buona. La parte inferiore è rinforzata, quella con le tasche, comunque anche qui è tutta rinforzata, perché è la parte che poi appoggia per terra e magari rischiate di trascinare, di danneggiare. Cercate di non trascinarla, però se succede è un pochino più robusta rispetto alla parte superiore. La parte superiore è semplice, penso sia semplice nylon. E ora andiamo ad aprire. C'è questa bella cernierona, una cerniera larga. Ecco qua. Allora, abbiamo le derive. Sono tre derive del tipo nuovo, per cui col pin per bloccarle. E queste, come pregio, hanno che si possono mettere e togliere anche a kayak gonfiato. Per cui se vi siete dimenticati di metterle, dovete fare anche alla fine, non senza doverlo sgonfiare di nuovo, come succedeva sulle prime versioni dell'Itiwit. Ok, poi qui abbiamo il fondo. Questo è il fondo ad alta pressione, è drop stitch, tecnologia drop stitch 5 PSI. Ha tutto le strisce di velcro per fissare i sedili, quella è la poppa, la parte di poppa, questa è la parte di prua. I seggiolini, che se ci seguite avrete già potuto vedere, perché li abbiamo comprati due per il nostro Gumotex Swing 2, perché i seggiolini originali dello Swing 2 sono assolutamente abominevoli e sono un crimine contro l'umanità per quanto riguarda il fondoschiena, e per cui abbiamo acquistato due sedili che sono identici a questi. Sono molto molto pratici, perché
hanno anche una tasca posteriore, cioè non è chiusa, per cui le cose possono uscire se vi ribaltate, però comunque è molto pratica. E queste si gonfiano a 3 PSI. Come materiale è molto, molto resistente, molto spesso, ha proprio una bella texture, molto corposo alla mano, non è proprio, non è, sono sottile. Ok, andiamo qui. Il kayak, vero e proprio. Ah, andiamo un po'. È che è un po' lungo. Perché è un kayak lungo 4,10 m, è più lungo di 8 cm rispetto al nostro Swing 2, che adesso l'ho spostato di qui per avere un po' più di spazio. Ok, completa il contenuto della borsa, che faccio vedere. La borsa qui internamente ha una tasca con un manuale, che in Italia per molta fortuna immagino c'è il manuale, il kit di riparazione e la chiave per svitare le valvole, è identica a quella che ho io per il Gumotex, perché sono valvole Alke e Roberts come quelle che ci sono sul Gumotex. Ok, altro non c'è dentro, però vi faccio notare una cosa: nel lato interno della borsa ci sono le istruzioni, queste, vedete, che dice le pressioni con cui gonfiarle, quali gonfiare per prima, dove mettere il fondo, quale camere d'aria, e in questo punto come arrotolarlo per farlo entrare nella borsa. Ok, adesso la borsa e questi li mettiamo da parte. Abbiamo la nostra pompa della Decathlon. Allora, prima cosa, vediamo, allora, le camere d'aria sono lì, per cui un colpo di fortuna l'ho estratto nel verso giusto. Ah, qui ecco, c'è la cinghia di compressione per legare tutto, non perdetela, che poi è utile per rimettere tutto al suo posto. Prima cosa, si infila il fondo. Il kayak, questo non è un kayak rivestito, però il fondo non è solidale con i tubolari laterali, è estraibile, perché comunque ha una tecnologia diversa, è estraibile. Ok, una volta infilato, poi bisognerà assicurarlo con questi, con queste clip. Vedete, comunque sul fondo è anche riportato le istruzioni di clipparlo. E la stessa cosa qui a prua. Clip e clip. Allora, si gonfia, vediamo un po' di gonfiarlo, giusto per non sudare. Mentre lo gonfiate, lasciatelo assestare un po' e sistematelo per evitare pieghe. Non che sia obbligatorio, però mi sembra un lavoro fatto meglio. Potete vedere, il fondo drop stitch è bello rigido. E così si chiude. Stessa cosa per le valvole, vanno aperte, perché altrimenti rischiate di gonfiarlo e poi quando togliete
il tubo della pompa vi si sgonfia ignominiosamente, come è successo a me la prima volta che ho gonfiato lo swing. Ok, abbiamo gonfiato il primo laterale a 3 psi o 0,2 bar se preferite, che è la stessa pressione dei Gumutex. Il nostro swing si gonfia a questa pressione. E ora il secondo tubolare, come vedete sto patendo, ma lo faccio per voi. Wow. Ok, abbiamo finito anche il secondo tubolare laterale, che comunque non potete sbagliarvi per la pressione, perché è indicata su ogni camera d'aria. Qui 0,35 bar o 5 psi, 3 psi o 0,2 bar. Vedete che ha già preso forma. Ne approfitto con i suoi sedili per farvi vedere alcune cose. Per esempio, ci sono questi tappi. Sono svitabili da dentro l'abitacolo. Da dentro, sì. E diciamo che questo non è proprio un kayak per affrontare le rapide, per cui i kayak da rapide hanno la capacità di essere autosvuotanti, prendono tante ondate, però l'acqua esce dai fori sul fondo. Qui, come vedete, ce n'è uno di qui e uno di qui, per cui non so quanto siano efficaci da svuotare sulle rapide, ma normalmente al mare con l'acqua che entra per le bagagliate potrebbero essere utili, soprattutto perché il fondo, vedete, è molto rialzato, vedete, c'è tutta una mano, per cui l'acqua che dovesse entrare nel kayak si deposita sul fondo e non vi bagnate le gambe e il sedile, per cui non rimanete a bagagliare al bagnato, perché questo è un tocco molto importante. E in fondo, a poppa, poi lo farò vedere dopo, c'è anche un foro di svuotamento per quando dovete impacchettarlo, perché lo mettete in piedi e lì esce tutta l'acqua e poi potete farlo asciugare, impacchettarlo e via. Faccio vedere il fondo. Ok, questo è il fondo. Come vedete c'è l'alloggiamento per questa è la pinna di prua e due pinne posteriori. È molto semplice installarle, vedete il kayak è gonfiato, voi le installate adesso con le mani sudate, ecco, faccio un po' fatica a allinearlo, allineate e poi al suo pin di sicurezza dentro scatta. Diciamo che questo è molto utile per nel caso vi dimentichiate di metterlo, oppure se state scendendo in un fiume e diventa a un certo punto troppo, diciamo, non è più abbastanza profondo procedere senza pinne, potete scendere e togliere le pinne senza sgonfiare il kayak, che insomma è tanta roba. Adesso schiacciamo, basta fare pressione su questo bottoncino e mamma mia, guarda come sto bagnando il kayak, è che con le mani bagnate mi scivola tutto. Rimarrà lì per sempre. No, eccola qua. Tolta. Altro da dire, ecco questo qui è il foro che dicevo prima per svuotarlo quando avete finito l'attività. Questo si apre dall'esterno, per cui non potete aprire dal cockpit. Poi questo, quando avete finito, lo mettete in piedi, tirate in piedi il kayak e tutta l'acqua arriva giù in questa nella poppa e ve lo potete svuotare comodamente. Per quanto riguarda il fondo, direi che non c'è altro da dire. Vedete che è bello piatto, perché comunque c'è il fondo ad alta pressione. Allora. Ora i sedili. E sul fondo è indicato dove mettere i sedili, a seconda del numero di occupanti. Per cui potete mettere, per esempio, uno qui, noi lo useremo sempre in due, per cui il terzo dubito che lo monteremo mai. Perché montando il terzo è più o meno qui. E diciamo che poi lo spazio è poco, è giusto per un bambino, ma per fare delle gite molto corte al mare. Se volete fare come noi, di fare delle cose lunghe sui fiumi, magari anche un campeggio fluviale, portarvi la tenda e tutto, questo kayak da 3 persone va bene per 2. Stesso discorso per la versione da 2 persone.
se volete fare dei viaggi un po' lunghi va bene per una persona sola con l'equipaggiamento, perché per due persone va bene giusto se avete dietro la borraccia, qualche panino, partite dalla spiaggia, andate al largo a prendere il sole in tranquillità e poi tornate, però non ci fate viaggi lunghissimi. E i sedili hanno una piccola valvola Boston, non hanno le valvole Archie Roberts come il resto del kayak, hanno le Boston come il vecchio Itiwit, anzi come l'Itiwit attuale. Per cui così. Allora, supportano al massimo 3 PSI, io li gonfio a 2 perché a 3 è troppo duro per i miei gusti. Ecco, per me va bene così. Potrei gonfiarlo dell'altro, ma francamente non ne vedo il motivo. Non so quando lo vedrete, il nostro giro alle 5 Terre in kayak, con l'altro kayak, ma con questi sedili. Con questi sedili. Abbiamo pagato per 4 ore e mezza con una sosta di una quindicina di minuti circa su una spiaggia per sgranchirci un attimo le gambe e mangiare due snack. E non abbiamo avuto nessun tipo di problema diciamo, al lato B, cosa che con i sedili originali della Gumutex è sempre stato un grosso problema. Questi sedili gonfiati a meno della pressione raccomandata sono comodissimi. E poi dopo, ovviamente, vanno fatti passare qui. Scusate il sudore, ma tra una settimana è agosto, meno di una settimana è agosto e sapete benissimo che temperature ci sono attualmente in Italia. Farlo di notte questo filmato non sarebbe venuto tanto bene per la via della luce. È tornato il reggipagaie che era sparito nella versione nuova dell'Itiwit. Nell'X100 è tornato il reggipagaie. Per cui se non so, arrivate in spiaggia, siete ormeggiati, dovete appoggiare la pagaia da qualche parte, voi avete il vostro reggipagaie col velcro. Adesso devo trovare la posizione giusta per. Ok. E la vostra pagaia è assicurata, sempre che non abbiate magari un cordino di sicurezza. Mi sembra abbastanza robusta, per cui comunque è una cosa in più che su altri kayak non c'è. Le maniglie di contro sono identiche a quelle del nuovo Itiwit, per cui le maniglie del vecchio Itiwit erano come quelle del nostro Gumutex, secondo me erano migliori, queste danno un'aria, sono un po' più cheap, diciamo, però l'importante è che facciano il loro lavoro. Ce ne sono una a poppa e una a prua e due laterali, solo che è un kayak da 4 metri. Prenderlo, portarlo in giro una persona sola prendendo le maniglie laterali è un po', insomma, non è proprio facilissimo. Non è impossibile, ma non è neanche facile. Allora, vedete che così c'è tutto lo spazio che volete. Allora, dietro abbiamo il portapacchi. Non ci sono D-ring, ci sono questi buchi dove potete far passare delle fettucce, che adesso vado a prendere la fettuccia e vi faccio vedere. Allora, questa è la nostra sacca sta, adesso è vuota, è quella da 40 litri, però potete infilarla dietro. A parte che qui dietro probabilmente metterete la custodia del kayak quando lo portate in giro. E qui potete far passare la fettuccia, la fate passare magari dentro gli spallacci della sacca stagna per essere sicuri che non vi cada. E con questo la assicurate. Le fettucce ovviamente non sono incluse, dovete procurarvele voi. Poi ne mettete un'altra e quando questo è pieno capirete che rimane ben fissato. Noi qui fisseremo il carrellino, perché non ha un portapacchi anteriore, a differenza del nostro altro kayak, per cui l'unico posto dove tenere il carrellino è questo.
Ora guardo subito se il carrino ci sta, soprattutto perché sì, useremo questi spazi con le fettucce per legare il carrellino, perché in realtà c'è anche il ragno qua, il bungee sta, però infilarci il nostro carrellino mi sembra un po', insomma, sarebbe un po' troppo teso. Useremo delle fettucce che almeno deve essere un po' più sicuro. Altro da dire di questo kayak? Sì, qui per esempio a prua c'è una tasca che è utile, vedete, chiusa col velcro, molto profonda, arriva fino qui, arriva, dove ho il dito. Qui magari se avete il cellulare nella custodia stagna potete infilarlo dentro qui, oppure un pacchettino di snack chiuso perché sennò vi si bagna, un pacchettino di snack o qualche altro accessorio che non teme l'acqua, lo mettete qui, chiudete ed è a posto. Ok, non so se si vede dove c'è quella della carta, ci sono due valvole, una per ogni tubolare laterale, togli pure. Quelle sono valvole di sovrappressione, per cui se gonfiate i tubolari laterali a più di 3 PSI, quelle valvole si aprono automaticamente, fanno uscire la pressione in eccesso, in modo che la camera d'aria non si danneggi. E c'è solo per i tubolari laterali, perché comunque il fondo è drop stitch, perché non dovrebbe avere di questi problemi. E viene molto utile, soprattutto se pagaiate al sole col caldo, perché col sole e col caldo che battono sul kayak, la pressione interna nel camera d'aria aumenta e se superate i 3 PSI potrebbero esserci delle deformazioni, mentre con queste valvole non avete questo problema perché appena superate i 3 PSI si aprono e tornano normale. Potrebbe aiutarvi anche se lo lasciate al sole in spiaggia. Io vi sconsiglio di lasciare questo kayak al sole in spiaggia per lunghi periodi perché comunque il sole deteriora tutti i tipi di materiale. Anche questo, anche se è un PVC triplo strato, resistente, quanto volete, però è meglio non lasciarlo esposto per ore e ore al sole. Per un breve periodo queste valvole possono aiutarvi. Certo, so che è difficile trovare un posto in ombra per 4 metri di kayak in spiaggia, però cercate di evitare di lasciarlo al sole, soprattutto nelle ore più calde. Il materiale di questo kayak è il PVC triplo strato. E non so se in qua... ha una bella, diciamo che ha una bella consistenza, non è troppo plasticoso, poi ha questa texture come dire zigrinata, mentre il fondo è morbido, cioè è rigido perché è tecnologia drop stitch, però la parte superiore hanno incollato un tappetino morbido come potete vedere, mentre se riesci a inquadrare qui dove sono tutti questi buchini qui, questi sono questa parte invece è quella drop stitch non ricoperta e questi buchini sono i punti in cui le fibre di nylon sono fissate per collegare la parte superiore alla parte inferiore della camera d'aria. Vediamo, ho usato... In due c'è tantissimo spazio, per cui potremmo mettere il carrellino qui, la sacca stagna la posso mettere qua davanti, Giulia la posso arretrare, abbiamo tutto lo spazio di cui potremmo avere bisogno. Magari qua dietro ci posso infilare la tenda, poi abbiamo la sacca stagna piccola da mettere magari sotto la prua. La portata massima di questo kayak sono 245 kg. Per cui direi che non è male. Io e Giulia anche nei momenti, anche dopo Natale non arriviamo a... non passiamo i 125 kg neanche dopo Natale. Per cui abbiamo 120 kg di carico utile. Tanto per abbiamo montato anche il terzo sedile. E come potete vedere non c'è tantissimo spazio per pagaiare, no? Io sono 1,72 m, non sono altissimo. Eh sì, con questa configurazione di sedili sì, posso anche stendere le gambe. In realtà le gambe servono a tenere leggermente piegate all'altezza delle anche per non creare troppa pressione qui. Diciamo che sono qui, vabbè, qui posso stare più o meno decentemente. Quello dietro qua... Capite che deve o se ne stacco i piedi, le gambe fuori,
va bene per un bambino, diciamo, questo è per un bambino. E così anche questo, sì, qua ho come terzo, io di solito sto dietro quando si pagaia, no, tantissimo spazio, però più rispetto a quello lì. Diciamo che come se volete usarlo in tre, è meglio che il terzo sia un bambino o sia molto basso. Giulia, spero che non senta questa parte, potremmo mettere Giulia qua, che è la piccina di famiglia. Perché allora, per una gita breve di un'ora, un paio di ore, si può anche agguantare, però vi fermate a qualche spiaggia, scendete, fate il bagno, così. E se volete discendere un fiume, magari 25-30 km, capite che, soprattutto poi, chi si pagaia solo in due. Perché capirete che tre pagaie, uno che pagaia qui, che pagaia lì e l'altro, bisogna essere coordinatissimi. E, insomma, lo spazio non è tantissimo. Se volete fare una gita breve, ok, si può usare anche in tre. Se volete fare qualcosa di più impegnativo, che con questo kayak volendo si può fare, io consiglio due. Altrimenti prendete quello da 4 se volete andare in tre. C'è anche quello da 4, costa 549 euro, mi pare. È ordinabile solo online, nei negozi non c'è, è di un blu scuro, molto bello come colore, ha 4 sedili, uno lo tenete di scorta di questi sedili, e ne sistemate 3 e dovreste avere tutto lo spazio necessario per fare i vostri giri lunghi tutta una giornata di 2 giornate, 3 giornate. Concludo parlandovi della pagaia. Questo è 4,10 m di lunghezza, ma nel punto più largo è 103 cm, per cui è 5 cm più stretto rispetto al Litiwit, alla carotona che avevamo, o anche al Litiwit carotona in commercio ora. E per dire, no, il Gumutex lo Swing è di 86 cm, per cui sono 17 cm più stretto. Questa è una pagaia da 222 cm e per questo kayak non va benissimo, perché per pagaiare siete costretti, per non prendere dentro nei bordi, siete costretti a tenere un angolo alto. È la pagaiata high angle e non quella turistica. Quella turistica è molto più bassa, mentre siete costretti a tenere la più alta. E tenendola più alta, l'acqua, quando tirate fuori il cucchiaio dall'acqua, l'acqua vi corre lungo l'asta, nonostante ci siano i paraspruzzi qui, no? Questi sono anche abbastanza abbondanti, e per cui schizzerete d'acqua tutto l'interno del kayak, perché un po' vi bagnerete. Per cui io consiglio una pagaia da almeno 230, cioè, se siete alti, una pagaia da 230 cm, in tutti gli altri casi una pagaia da 240 cm. Non andate alle pagaie da 215, non comprendete neppure in considerazione. Questo comunque è un sit on top, gli spruzzi ve li beccherete sempre, in ogni caso è molto facile beccarsi gli spruzzi. E niente, la qualità per ora, occhio croce, non è male. Sì, forse non, gli collaggi non sono proprio dritti dritti dritti, vedo che sono in alcuni tratti sono un po' ondivaghi, però non ho visto per ora grossi difetti. Non resta che testarlo in acqua, però quello lo facciamo in un altro video, perché sennò questo video diventa troppo lungo. Allora, lo testeremo al lago, su fiume e anche al mare, per cui faremo proprio un test esaustivo in ogni ambiente. Grazie di averci seguito fino qui. Se vi è piaciuto vedermi sudare, iscrivetevi, lasciate un like, un messaggio. Se avete domande da fare, fatele pure magari sotto i post nella nostra community, oppure sotto questo video quando verrà pubblicato. A presto, grazie.